Buongiorno ragazzi, allora adesso stiamo andando al lavoro e ci andiamo in scooter perché appunto la macchina è a revisione e non posso fare altrimenti. Anzi, spero come al solito che voi mi sentiate bene, che vada tutto a posto, insomma, che siate felici, biribim barabam. Allora, oggi è una giornata impegnativa, ma d'altronde quando mai, io penso che non riuscirò mai a dirvi che è una giornata tranquilla, senza problemi, senza niente, no, è sempre impegnativa. Abbiamo la pizza, e a sto punto, visto che so che vi ho già detto che voglio provarle tutte, ma in verità mi sa che è un piano che ho abbandonato, e mi prenderò quella che mi ispira di più. Vediamo, adesso come colazione, come vi dicevo, ho mangiato, anzi no, ve lo dicevo nel video di ieri, vabbè insomma, adesso mi sono mangiato solo una mela per colazione, del succhetto. Questo è un piccolo test per capire anche quanto ci metto ad andare al lavoro utilizzando lo scooter rispetto che la macchina, così da capire se ha senso in futuro comprarsi una moto o meno, anche perché io mi sono fatto a dicembre la patente della moto, insomma la A, la A3, la Strong, perché il piano era comprarmi una moto, come vi avevo detto qualche vlog fa. E vediamo se riusciamo tuttora a gestirci questa situazione qua, oppure se is impossible. Prima o poi penso di comprarmela, so che... Allora, l'unico scopo di utilizzare il motorino nel traffico è che appunto io posso superare le macchine, quindi adesso, dovunque ci sia traffico, io dovrò, zac, infilarmi, fare tutte cose, solo che adesso non c'è molto spazio. Non ho, ecco, diciamo, margine di manovra, mannaggia. Ok ragazzi, stiamo tornando a prendere la macchina e anche con la benzina. Devo riempire la benzina d'acqua, devo riempire la tanica di benzina perché mi hanno detto che la macchina non riesce neanche a partire perché non c'è proprio nulla di... appunto mi hanno tolto le bombole, quindi non c'è il metano e non c'è neanche la benzina, quindi non si fa niente a meno che io non la riempia. È così, quindi mi sono portato la tanichetta che ho trovato in cantina con scritto veleni o scarafaggi e spero che vada abbastanza bene. E a volte mi tocca stare in mezzo alla strada perché le macchine mi passano a fianco e se no non riesco a passare. Dai, adesso ci buco qua e vediamo di farcela. Appena diventa verde, dai su. Alla fine vi dirò che il one wheel è sempre più comodo rispetto che la macchina perché mi evito il traffico e non spendo niente a differenza del motorino, quindi insomma conviene. Macchina, elementi elettrici, alla fine gli vi sono assolutamente il futuro. E ora c'è con benzinaio. Ragazzi, disastro, perché questa tanica qua ha un tappo un po' strano e quindi se non la tengo orizzontale mi viene tutta la benzina addosso. Mannaggia me che non l'ho controllato, vabbè, non ho trovato altre tattiche in casa, quindi cioè, cosa vuoi che faccia, sinceramente. E insomma, non il massimo, vediamo che non ci investino. Mannaggia me. Anche in ritardo perché adesso devo fare questo, poi scappare a casa a mangiare, io tra neanche un'ora, no, alle 7:30, quindi tra circa un'ora devo essere già in the center per un'ape e devo essere già mangiato, quindi bene, ma benissimo. Ora vediamo di farcela qua. Ce la facciamo, sì dai, qua sul lato ce la faccio. Qua sul lato va bene. Se no che si fa ragazzi? Se no non si fa assolutamente niente. Dio benedica le ciclabili ogni tanto per noi ragazzi con il monopalla. Adesso ce la faccio da qua a uscire? C'è tipo sto marciapiede. Sì, comunque sono quasi arrivato. Opla. Qua, uno, due. Facciamo. Ora devo fare solo sta rotonda e poi scendiamo giù
e capiamo se riusciamo. Spero che il tipo abbia un imbuto perché sennò senza imbuto non so come mettere dentro. Vabbè, insomma, si va a tentativi. Tra l'altro mi sento il piede bagnato, quindi penso che la gomma sia stata un pochino bagnata, perché senza il pararuota mi sta tirando sull'inferno. Mannaggia me, ragazzi, la macchina non parte, quindi a domani chiamano l'elettrauto che provano a sistemare. Praticamente senza il metano non riesce a partire per qualche ragione, o sono gli iniettori della benzina o non lo so, fatto sta che io non posso spostarla, loro non possono spostarla, quindi io chiamavo il carro attrezzi stasera e la portavano e andavo col carro attrezzi tipo a far metano e poi in qualche modo andavo da chi di dovere, se no non ci sono altre soluzioni, quindi adesso l'ho lasciata lì, domani chiamano loro l'elettrauto la mattina presto che proverà ad andare a provare a sbrigare, a cosare e vedono se riescono a risolverla e poi da lì vediamo, dovrò andare a fare metano, però a me mi scoccia, mannaggia, vabbè, in questi giorni dovrò andare al lavoro con il motorino, e meno male che ce l'ho a disposizione, dai, almeno quello. Di tutto questo, meno male che il one wheel è abbastanza carico per tornare a casa, perché sennò io rimanevo lì impiantato, non si faceva niente. Che sfiga, vabbè, e ora non ho tempo neanche per mangiare, per fare aperitivo, per fare un cazzo. Che sono io? No, perché vedi che capisci che sono io? Oh, veramente? Eh sì, io? Mi serve. Tu no? Io no. Posso chiedertene uno anch'io? Sì, grazie. Allora, vediamo se adesso si sentirà. 1, 2, 3, ragazzi. Sì, ma cioè io lo tengo qua perché è più comodo tenere in mano, però di la verità è tipo sì, però adesso visto che c'è anche la signora. Ok, ragazzi, comunque, come vi dicevo, nonostante la macchina sia un disastro, comunque devo tirarmi sul morale facendo aperitivo. Ah, ok, vabbè, ti facciamo vedere. Cheers. Cin 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 cin. Ah, che lo vedo se non hai messo like, eh. Adesso vai lì in basso di qua oppure di là, non so se sia a specchio, metti mi piace, commenta, iscriviti al canale, attiva la campanella, mi raccomando, numerosi, è così che mi supportate, ragazzi. Ci vediamo domani per il prossimo episodio. Ciao.